Il ciclone tropicale Freddy ha perso la sua forza lasciandosi dietro morti sfollati e devastazioni nell'Africa australe, 326 vittime in Malawi, 73 in Mozambico e 17 in Madagascar. In Malawi comunque sono ancora previste forti piogge e inondazioni. Freddy è già considerato uno dei cicloni tropicali più longevi finora mai registrati in Africa. Infatti ha colpito la prima volta il 21 febbraio sulla costa orientale del Madagascar ed è tornato indietro nel fine settimana scorso seguendo un rarissimo percorso ad anello, stando a quanto riferito da meteorologi. Il paese più investito dalla tempesta è il Malawi, dove si contano anche 183.000 sfollati, in particolare nell'area meridionale intorno a Blantyre. Abbiamo bisogno di cibo e vestiti, ha fatto sapere Annie, rifugiatasi con altre famiglie in una scuola nel distretto di Chiratsulu. È dura sopravvivere senza cibo. Se fosse possibile vorremmo trovare un posto dove poter costruire nuove case. Sarà difficile tornare in pace in quel posto, ha aggiunto Chifundo, perché quello che abbiamo sentito e visto rimarrà sempre nella nostra mente. Il ciclone Freddy solo in Malawi ha inondato terreni agricoli ed ha devastato l'unico raccolto dell'anno, appesantendo la condizione già critica di 3,8 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza alimentare. Il World Food Program, agenzia alimentare dell'ONU, sta fornendo cibo, trasporto dei rifornimenti ed imbarcazioni per il soccorso e la ricerca di vittime sopravvissuti. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità naturale.